siamo ancora allo stand Sony, l'accessorio dell'anno ovviamente wearable, ovviamente parliamo di LifeLog, che è questo bracciale, che è un pezzo unico. Non badate a questa parte trasparente perché è semplicemente in questo caso l'antifurto per impedire alle persone di rubarlo. Questo è il bracciale vero e proprio, questa chiusura con questi due pin sembra abbastanza robusta, devo dire. Quindi un solo pezzo di plastica, nessun indicatore, niente di niente. Abbiamo solo un tasto, che è questo qua. Se lo premo si accendono questi LED, serve per la sincronizzazione con il prodotto, serve per varie azioni che adesso vi vado a spiegare. Cosa quindi è possibile fare con questo prodotto? Beh, intanto è possibile ovviamente tracciare la propria vita. Ok, ho chiesto con un gesto molto invasivo di uno zoom sullo smartphone. Quindi questo è l'applicativo LifeLog installato su uno Z2 che permette di tenere traccia di tutti i passi e di tutto quello che facciamo durante il giorno. Ma può fare anche di più. Ci sono vari tool. Intanto può vibrare quando viene disconnesso, quindi quando siamo troppo lontani dallo smartphone, e vibra anche per notificarci degli eventi. È presente il LED che ci può indicare la carica, l'unico tasto ci permette anche di controllare la musica, quindi da telecomando remoto, possibilità di scattare le foto schiacciando il tasto, e infine anche la sveglia, oltre che alla una funzione che abbiamo visto anche varie altre volte su altri dispositivi, la possibilità di rintracciare il nostro smartphone. Vi faccio vedere un'ultima cosa, è un unico pezzo di silicone, ma il prodotto, come anche su tutti gli altri prodotti, è attaccato direttamente qua. Ora c'è l'antifurto, non lo posso levare, però vedete, in realtà il vero dispositivo è semplicemente questo. Per questa prova di LifeBand dallo stand Sony è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.